Fino al 19 maggio, all'ex chiesa anglicana di Bordighera, si potrà ammirare la mostra di Marco Farotto, personaggi di ieri a Bordighera. L'idea 20 anni fa è nata volendo rendere omaggio, un riconoscimento ai personaggi di ieri, storici e meno storici, che hanno dato lustro a Bordighera, dall'ultimo quarto del 1800 con Charles Garnier fino ai giorni nostri con Theo Chanel, Maiolino, Giancarlo Golzi, eccetera. La mostra dura 20 giorni, dal 30 di aprile, quando l'abbiamo inaugurata, e chiudiamo il 19 maggio, quindi prende i festeggiamenti di Sant'Ambedio. Il mio legame è che ho sempre amato e stimato i personaggi storici, von Klügen, Nestor, Charles Garnier, Love, Winter, Nest, McDonald's. Mentre i personaggi dal 1980, che sono scomparsi dal 1980, i giorni nostri, li frequentavo, li vedevo, mi hanno fatto delle introduzioni a delle mostre, cioè avevamo dei rapporti come con Diamonti, con Enzo Bernardini, poi Pagnini, Garini, Barba di Rame, Chanel, Nico Rengo, sono tutte persone che ho frequentato, che ho conosciuto direttamente. Il messaggio è che dobbiamo essere riconoscenti verso queste persone perché hanno lavorato tutta la vita, hanno portato il nome di Bordighera in Italia e all'estero, hanno fatto molto per Bordighera e questa è un'occasione per ricordare, è un riconoscimento. Il catalogo è fatto in modo che sotto i vari ritratti c'è la didascalia del personaggio e spiega chi è e cosa ha fatto. Quindi ha una grande valenza storica, culturale e didattica.